Oggi però siamo un bel gruppo, insomma più numeroso, siamo con Lucrezia Palmieri e Filippo Iselli, di studenti dipendenti statale, ragazzi. È una situazione un po' particolare, sicuramente si è parlato molto di scuola, un po' a tutti i livelli, forse con l'universitario un po' meno, causa esperienza Covid. Quindi raccontateci un po' chi siete, così abbiamo modo di conoscerci meglio. Allora, ciao a tutti, noi siamo studenti indipendenti statale, siamo una lista di rappresentanza che nasce 3 anni fa e a livello, cioè ci occupiamo di tematiche universitarie, ma non solo. Durante questa emergenza, poi Filo mi interrompermi quando vuoi, durante questa emergenza Covid il nostro ruolo è stato quello di monitorare e chiedere che dove c'erano dei problemi le cose venissero risolte per aiutare il più possibile gli studenti universitari. Sicuramente la cosa che più ha pesato noi come universitari è stato che nel dibattito pubblico se ne è parlato molto poco e adesso si continua a, diciamo, non porre l'attenzione sulla nostra condizione, perché c'è stato un tasso di abbandono molto alto di studenti universitari, l'università sta ricominciando con un'enorme fatica e noi vorremmo invece che vorremmo essere ascoltati, ma soprattutto vorremmo anche che si riesca il più possibile a far capire che l'università è uno dei tasselli fondamentali di questo paese. Non dobbiamo essere trattati come l'ultima ruota del carro. E invece sì. In questo caso, infatti, Filippo, mi viene da chiederti, siete però a dimensione regionale, nazionale? Raccontateci un po' anche questo aspetto. Sì, allora, Studenti Indipendenti è una realtà presente in tutta Italia, sotto vari nomi, per nasconderci meglio, attaccare le spalle. Però, diciamo, altrove si chiama LINC, Coordinamento Universitario, e in generale ha come suo obiettivo coniugare la rappresentanza negli organi istituzionali. Io faccio sempre l'esempio quando parlo con i ragazzi più piccoli che approcciano al mondo universitario, i rappresentanti d'istituto. Però, diciamo, ci occupiamo anche di temi che riguardano la nostra concezione del mondo a 360 gradi. Vorrei tornare un attimo su questo problema, diciamo, della fase in cui ci troviamo legata all'emergenza sanitaria, perché noi stiamo molto giocando anche a livello comunicativo, stiamo lanciando le nostre critiche, i nostri problemi, giocando sul fatto che non è finita la fase Covid, non nel senso generale che tutti ci troviamo ancora immersi nella pandemia, ma che se a livello di dibattito pubblico i gradi inferiori di scuola, quindi medie e superiori, sono, diciamo, emersi, nonostante abbiamo parlato un sacco di banchi a rotelle, che è un argomento poco divertente, però diciamo era ambito di discussione, mentre il mondo universitario è rimasto nell'ombra, e quindi usiamo questa comunicazione che rimanda al passato, dove non è andato sicuramente tutto bene, ma che denuncia come ancora non stia andando tutto bene, come soprattutto in vista, questo vogliamo dirlo con chiarezza, dei 290 miliardi, se non sbaglio, che arriveranno dall'Europa come aiuti per il rilancio. Noi chiediamo che una parte consistente di questo finanziamento venga investito nell'istruzione, nella ricerca e nell'università. Certo, anche perché, insomma, fare della comunicazione un modo per far sì che, insomma, non ci sia solo il discorso quello ironico, quello anche divertente dettato dal banco di scuola che gira, quindi probabilmente anche molto più accessibile, sì, perché sui social spopolano questi video, per cui è molto più facile venire a conoscenza, talvolta anche in chiave troppo negativa, della scuola di grado inferiore. Invece l'università di per sé da poco, insomma, da parlare, cioè gli studenti universitari sono una fascia in realtà ampissima, perché non c'è una vera e propria delimitazione di età, no, certo, che però proprio per questo ricopre problematiche maggiori, comunque molto più estese. Certo. Sì, assolutamente. Noi durante questa pandemia la cosa di cui ci siamo resi conto è che è un mondo molto complesso. Tra l'altro spesso
ci vergogniamo anche molto, cioè noi come studenti ci vergogniamo anche molto magari di ricorrere ai rappresentanti degli studenti che poi siamo noi denunciando cosa ci succede, e invece la cosa che più ci ha fatto piacere è che durante questa pandemia noi siamo riusciti a star vicino agli studenti e anche a riportare cosa succedeva al rettore e agli organi poi generali di rappresentanza. Uno dei problemi maggiori, almeno di cui noi ci siamo occupati, è che in verità in Italia non tutti quanti hanno accesso in maniera uguale al mondo digitale, quindi magari uno studente durante i mesi della pandemia si seguiva le lezioni con il telefonino, poi quando c'era il momento degli esami non aveva un computer, e questo è un problema molto concreto, e noi quello che abbiamo fatto è stato quello di richiedere all'amministrazione di acquisire dei computer da dare a queste persone, certo. Perché riteniamo che il diritto allo studio debba essere garantito a tutti e a tutti, e un modo per garantire il diritto allo studio sia anche quello di poi dare nel momento necessario, cioè nel momento concreto, un aiuto alla persona che... Sì, fermiamoci un po' su questo aspetto, perché appunto tu hai parlato di Filippo, di questa fase che non sappiamo se definire ancora come una fase post, che però ci permette di mettere in luce, appunto a mio avviso, degli aspetti interessanti. Cioè, sistema universitario in Italia come funziona? Abbiamo visto pagamento, studenti sono frequentanti, non frequentanti, arriva il Covid e stravolge un po' tutta la concezione. Esistono ancora frequentanti, non frequentanti? Come funziona il diritto allo studio? Cioè basta pagare una retta per poi poter effettivamente fruire di un servizio? Quali sono i limiti? Quali sono le chiavi risolutive? Sì, la situazione emergenziale sicuramente ha dato tantissimi problemi, però ha messo anche in luce sicuramente alcune vie su cui bisogna puntare. Sicuramente la digitalizzazione, che permette di raggiungere anche studenti che abitano lontano dalla sede universitaria oppure lavorano e quindi diciamo non avrebbero modo di frequentare lezioni in presenza. E poi un altro grande mezzo che è stato sdoganato, perché i professori sono sempre un po' timorosi su questo, sono le registrazioni delle lezioni, che rendono il materiale, le discussioni fatte in classe davvero fruibili. Questi sono due aspetti su cui noi già lavoravamo e che richiedevamo e che diciamo hanno ricevuto quella spinta della storia che ogni tanto necessita. Quel riflettore che insomma viene catalizzato puntato. Un po' l'attenzione. Sì, sì, sì. È stato anche molto utile, perché poi, cioè, effettivamente, banalmente parlando, noi magari non ci pensiamo perché io non sono una studentessa lavoratrice, però sentire una mia compagna mi dice: ah, che bello, finalmente durante la pandemia io, sai, ero in cassa integrazione, però poi ascoltavo le lezioni registrate e un pochino mi svagavo. Cioè, questa è stata una cosa molto bella, cioè, sì. E lei diceva: perché io normalmente le lezioni non riesco a frequentarle, ma non perché non voglio, ma perché lavoro. E quindi sicuramente questo, cioè, la pandemia ci ha fatto scoprire che ad esempio la lezione registrata è un ottimo metodo che riesce ad arrivare a tutti e a tutte, sì. E quindi questa è una cosa che noi vorremmo che si continuasse in tal senso. Sì, io già la sperimentavo, perché a filosofia ci sono un sacco di amatori, come si chiamano, persone di una età non più giovanile, che frequentano, che magari sono andate in pensione e quindi decidono di recuperare un percorso che non si erano potuti permettere. E ho sempre quindi avuto la possibilità di vedere come l'università sia anche un luogo culturale, oltre che di e debba essere questo l'obiettivo principale, non solo l'immissione nel mondo del lavoro. Assolutamente. Esatto. Sì, forse ecco, piccola parentesi, magari le materie umanistiche sono quelle che un po' più risentono, certo, di questa trattazione, anche perché comunque io ho notato appunto che nel mio caso l'esperienza universitaria mi ha dato una formazione di vita, di fatto, cioè delle conoscenze che esulano un po' dal semplice mondo del lavoro, che poi tanto semplice non è, però di fatto vivendola in questo modo, in un'ottica più culturale, ti rendi conto di uno scopo che non è semplicemente utilitaristico. Poi, cioè, assolutamente, ma noi lo rivendichiamo anche molto come ruolo, cioè secondo noi l'università deve riuscire a formarti come persona, sia tutto il mondo dell'istruzione ma anche l'università, e deve fornirti delle conoscenze trasversali che tu poi riesci a mettere in cioè poi nel momento in cui ti sei chiamato al mondo del lavoro riesci a adattarti a quello che ti viene chiesto, a un bagaglio, cioè che ti dia tutti quegli strumenti per poi essere in grado di lavorare, però che non si concentri solo sull'aspetto più, diciamo, del post studio. Infatti, scusa, dico l'ultimo aspetto che mi sta molto a cuore, soprattutto per i discorsi e le riflessioni che stiamo facendo con i nuovi e le nuove immatricolate che si trovano a iniziare un anno accademico praticamente a distanza. Sì.
E la nostra preoccupazione più grande è appunto che rischiano di perdere per un lungo periodo, perché ormai si tratta di 6 mesi passati, probabilmente altri 6 mesi futuri, tutto quel bagaglio di razionalità pratica, io la chiamo, che si può ottenere solo frequentando fisicamente. E soprattutto poi guardandoci attorno un mondo che con cautela riparte, poi ci troviamo nelle nostre sedi universitarie deserte e ci piange il cuore. Quindi un nostro veramente obiettivo dei prossimi mesi sarà coniugare salute pubblica ma ripresa fisica, perché il corpo è un aspetto importante della forse vita. Forse anche un po' questo nuovo modo di comunicare, di affrontare l'università serve, non so, ditemi voi cosa ne pensate, magari per avvicinare non solo la dirigenza ma anche gli studenti, così che ci sia un vero e proprio scambio e riflettere un po' su quella che è la dimensione dell'universitario di per sé. Noi in questo momento, secondo me, abbiamo bisogno che tutta la comunità universitaria collabori, perché se solo noi studenti nel dibattito pubblico chiediamo maggiori fondi, siamo efficaci ma non abbastanza. Cioè, in questo, una delle cose che ci ha insegnato la quarantena è che con la collaborazione, che con una risposta collettiva, l'abbiamo visto con il progetto GPS, si riescono a trovare delle soluzioni concrete. E noi vorremmo, quindi anche un appello che lanciamo ai rettori, ai professori, al personale, al PTA, cioè vorremmo riuscire a creare una comunità universitaria unita, forte, e che poi riesca a trovare delle soluzioni concrete, perché poi questa è la cosa che più ci importa, no? Certo. GPS, ragazzi, avete menzionato di cosa si tratta? Sì, non è quello che si utilizza sullo smartphone, perché potrebbe essere o in automobile. Noi siamo amanti degli acronimi, quindi li lanciamo un po'. Non è Global Position System. No, è gruppo, l'abbiamo chiamato così, gruppo di partecipazione solidale o studentesca, è declinabile in varie forme, che è stata una di quelle realtà che a Milano nei passati mesi si è occupata di stare vicino agli veramente ultimi della nostra società. E questa è stata una grande esperienza di vita, perché ci ha fatto uscire un po' dalla bolla in cui ogni tanto come studenti rischiamo di incasellarci, e ci ha permesso di vedere, consegnando banalmente pacchi alimentari, facendo spese a chi non se le poteva permettere oppure non poteva uscire di casa per questioni sanitarie, ci ha permesso di vedere come l'università debba fare molta strada per intercettare tante persone, tanti studenti, tanti giovani che lascia indietro, che diciamo si trovano davanti il muro della tassazione universitaria, per esempio, oppure il muro del costo dei master se uno vuole continuare. Quindi diciamo ci ha rinforzato nelle nostre richieste di una tassazione più progressiva nell'immediato. E in prospettiva di un'università e di un'istruzione tutta davvero accessibile e quindi gratuite, perché se lo Stato deve spendere delle risorse, questi sono dei luoghi buoni in cui spendere, insomma, in cui investire. Sì, ritorna un po' a questa idea di comunità, effettivamente tutto tondo, perché l'università non è solo studio, ma è vita vera e propria, e far sì che sia accessibile in più, di fatto, cioè, sì. Perché è un'esperienza formante vera e propria. Soprattutto in un momento storico come questo. Certo. Cioè in un momento storico dove le disuguaglianze continueranno ad aumentare, dove l'abbiamo già visto in questi mesi che c'è una grande rabbia contro una società che lascia indietro e non si occupa dei più, secondo me l'università deve riuscire a riaffermare il proprio ruolo educativo, sì. Ma è anche educativo nel senso che attraverso una comunità studentesca o più generale ognuno riesce a trovare la propria strada. Noi siamo aperti a tutti e a tutti, siamo abbiamo creato nelle nostre assemblee una comunità che è quello che vorremmo che sia fuori, quindi ad esempio noi non votiamo mai ma discutiamo, utilizziamo lo strumento della sintesi. Così sembra che siamo dei perdigiorno. No. No, però mi sembra, ditemi se rende bene l'idea, meno scontro più cooperazione. Sì, tantissimo. Cioè in un mondo votato comunque totalmente allo scontro l'un con l'altro, cercare di arrivare prima, di sentirsi migliori, di anche aver paura di fallire, l'università che ti insegna a cooperare, a conoscere, conoscerti, mi sembra la chiave risolutiva. È quello che vogliamo noi. Per un mondo che poi possa funzionare anche meglio, cioè, certo. Che dia spazio a tutti. Cioè parlare delle tasse forse è un modo altro per parlare di una società capace di includere. Questo mi parlare sembra. Delle tasse, parlare delle prese di posizioni importanti dell'università sul tema, per esempio,
delle grandi manifestazioni antirazziste che sono attive negli Stati Uniti ultimamente, che si stanno diffondendo. Siamo riusciti a ottenere una mozione del Senato accademico, che è l'organo, diciamo, principale della statale, delle università italiane, a sostegno di queste manifestazioni. Ma anche banalmente una questione molto importante come la salute sessuale, riproduttiva in generale, diciamo, è una considerazione a tutto tondo delle persone, non solo come studenti, ma anche come uomini, come donne, che hanno delle necessità biologiche, che le ragazze devono poter avere degli assorbenti nei bagni gratuiti, che non devo pagare, che sono tassati il 22%, come la tampon box, quindi sì, abbiamo creato queste tampon box, che è stata una cosa molto, tra l'altro, bella, perché ha avuto, cioè, in maniera del tutto, cioè, no, noi le abbiamo fatte, ci siamo messe a dipingere delle scatole con dentro gli assorbenti, e poi studenti e studentesse mettevano loro gli assorbenti. E quindi è stato molto bello, perché è stato un esempio di come, come attraverso la collaborazione si riescano poi a trovare delle soluzioni ad un problema concreto. Il nostro obiettivo sarebbe che l'università, ma in realtà poi mirando molto più in alto, anche lo Stato li fornisca gratuitamente, certo. Perché comunque io non decido di avere il ciclo, cioè nel senso, non è che dico, oh, adesso mi metto e voglio proprio il ciclo. E quindi, siccome tu non decidi di avere il ciclo, è giusto che lo Stato ti fornisca, se vuoi, l'assorbente o la coppetta, che è molto più ecologica, insomma, cioè noi vorremmo riuscire a creare un'università a misura di tutti, diciamo studenti. Che il SIS di per sé ha come peculiarità questa, cioè sì, di non guardare solo lo studente come, appunto, numero di matricola, esatto, ma come persona. Sì, 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 sì. Per cui portare un nuovo messaggio di università. Sì. Certo. Ok, questo è il modo in cui vi battete, insomma. E lo fate comunicando, usate social, fate insomma manifestazioni. Come vivete poi nel pratico questa esperienza di condivisione e di, insomma, partecipazione con gli altri? Sì, beh, negli ultimi mesi i social network sono stati uno strumento fondamentale per rimanere in contatto, però adesso noi vogliamo tornare a esserci fisicamente, a sentire la nostra presenza. Infatti il 25 settembre, pochi giorni fa, c'è stata una grande manifestazione a livello nazionale lanciata dal mondo della scuola dei gradi inferiori, si chiamava Priorità alla Scuola, ma nella quale anche noi a Milano, come in altre città, abbiamo voluto far sentire la voce degli universitari, per dire, non parliamo solo dei banchi a rotelle, ma parliamo del rifinanziamento dell'istruzione a livello complessivo. Sì, del comparto, diciamo, del comparto dell'istruzione pubblica. E poi abbiamo lanciato due momenti. Uno è una scuola di rappresentanza che facciamo all'aperto, mantenendo tutte le misure di sicurezza possibili, immaginate. Io e Lucrezia siamo vicini perché siamo congiunti. Ormai insegnate che, appunto, la partecipazione si estende, no? Non è solo studiare insieme, ma... No, i nostri fidanzati... Ciao! Però abbiamo quindi immaginato due momenti. Uno, che è una scuola di rappresentanza, perché noi abbiamo un modo di fare rappresentanza diverso dagli altri, come, vabbè, speriamo vi sarete resi conto. E poi anche un aperitivo il 29, che è oggi, un aperitivo dove cerchiamo di creare una comunità fra tutti quegli studenti che magari hanno incominciato in questi giorni, si sono visti solo attraverso uno schermo, e invece lì è un'occasione di incontrarsi. Sì, esatto, dare anche un po' un occhio a questa idea di politica, appunto, proprio comunitaria. Sì. Certo. Insomma, incontrarsi pare un po' come poteva essere l'antichità, ragazzi, cioè, dire. Sì, 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 sì. Così da favorire un po' anche le nuove matricole, diciamo, che, insomma, sono un po'... Sono perse, esatto, e hanno tutti i motivi per esserlo. Lo eravamo noi quando potevamo incontrarci, mamma, adesso mia, è ancora... Più difficile. Sì, creare, sì, legami, cioè, perché poi l'università te la devi proprio vivere, secondo me, con i legami affettivi che crei, che possono essere quelli del compagno di corso, possono essere quelli del compagno di lista, perché a me, almeno a me, mi, cioè, vuoi bene un tanto. No, però è stato molto importante, perché, certo, e in questo momento è più difficile, cioè è più difficile perché tu ti conosci attraverso un gruppo WhatsApp, però magari non, oggi leggevo che abbiamo creato dei gruppi WhatsApp per matricole, che uno diceva, ah, che bello, però vorrei tanto avere in mente anche con il volto, ho detto, pensa che cioè non si vedono in faccia. O se si vedono con la mascherina, certo, quindi tu vedi solo gli occhi. Guarda, noi a Municipis cerchiamo di trovare persone e realtà che effettivamente promuovono un po' il contatto con l'altro. E l'idea è proprio questa, cioè anche dell'università, che, insomma, è venuto a mancare un legame vero e proprio tra le persone, e ci rendiamo conto che sì, l'utilità del digitale, insomma, di un mondo online, però tutta quella dimensione offline
ha un senso, esatto, che va recuperato, perché poi ci rendiamo proprio conto dell'importanza, insomma, di questi aspetti. Certo. E quindi niente ragazzi, insomma, gli eventi ce li avete menzionati, però non sono gli unici, immagino che comunque con sì, siamo... Facciamo un momento pubblicitario. Siamo grandi apprezzatori di aperitivi, quindi se ci seguite sui social network, su Facebook, Studenti Indipendenti Statale, e su Instagram... Studenti Indipendenti Statale, e trovate le iniziative che lanceremo... Soprattutto saranno momenti costruttivi dal basso, perché avevamo bisogno di raccogliere, ci stiamo ponendo questa domanda, come stiamo? Rispondiamo insieme a questa domanda e così costruiremo le nostre rivendicazioni. Un ottimo modo per concludere insomma il nostro incontro. Come grazie, stiamo? Francesco. Chiedetevelo stiamo? Ragazzi, e per qualunque informazione contattate Filippo Lucrezia, che saranno sicuramente disponibilissimi a raccontarvi ulteriormente insomma questa idea di una nuova università per una nuova società. Sì, grazie Francesco. Grazie ragazzi. Grazie dell'ospitalità. E noi alla prossima puntata. Ciao.